Al Grave avevamo tante storie. Racconti sussurrati, favole della buonanotte, al chiarore di una candela. La più conosciuta era quella del fabbricante di lacrime. Narrava di un luogo lontano, remoto, un mondo dove nessuno era capace di piangere. Ma nascosto a tutti, nella sua immensa solitudine c'era un artigiano solitario, pallido e ricurvo, che dai suoi occhi chiari come il vetro era capace di confezionare lacrime di cristallo. Andava da lui la gente chiedendo di poter piangere, di poter provare un briciolo di sentimento, perché nelle lacrime si c'era l'amore e il più compassionevole degli addii. Sono la più intima estensione dell'anima, ciò che più di gioia o felicità fa sentire veramente umani. E l'artigiano li accontentava. Infilava negli occhi delle persone le sue lacrime, con ciò che contenevano, ed ecco che piangeva la gente. Ma era rabbia, disperazione, dolore, angoscia. Erano passioni laceranti, disillusioni e lacrime, lacrime, lacrime. L'artigiano infettava un mondo puro, lo tingeva dei sentimenti più intimi e logoranti. Ricorda, non puoi mentire al fabbricante di lacrime. Ce lo raccontavano per insegnarci che ogni bambino può essere buono, che deve essere buono, perché nessuno nasce cattivo. Non è nella nostra natura. Ma per me non era così. Per me quella non era solo una leggenda. Lui non era vestito di ombre. Non era un omino pallido e ricurvo dagli occhi chiari come il vetro. No. Io conoscevo il fabbricante di lacrime e portava il volto di Riegel.